Amici di Golf Television, puntata numero 332, Marco Lanza, so che sei strafelice perché Perché finalmente è oggi venuto a trovarci un amico. abbiamo il bravissimo direttore di uno stupendo golf club. In Lombardia, è il Golf La Pinatina, Simone Lauretti, grazie per essere con noi. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, intanto diciamo ai nostri amici da casa, golfisti e non golfisti che ci seguono abitualmente, che il golf, si continua a mantenere al di là di tutte le colorazioni possibili e immaginabili. Tranne le rosse, chiaramente, le zone rosse, ma con l'arancione tutto aperto e si può praticare il golf perché è uno sport all'aria aperta, col giusto distanziamento, quindi non ci sono gare in questo periodo, ma si viaggia con questi general play Sì. per migliorare e abbassare le handicap. Poi ti faccio la domanda perché ho giocato con Marco Lanza insieme a domenica, ho fatto 36 punti, praticamente sono aumentato di 3 virgole il mio score, Ah, cioè un sì. Ha perso il punteggio buono. cioè un divertimento. Ho fatto 36, ho preso 3 virgole, 35 l'altra settimana ho preso 2, se vado avanti È così uscito il troppo. risultato ventesimo, che era quello decisivo. Sì, perché me l'ho giocato male in Anche ci passato. siamo, lo spieghiamo perché, perché con il nuovo sistema Certo. si tengono in considerazione le migliori 9 gare No, delle ultime 20, 8, otto sì. delle ultime 20. Ecco perché lui ha perso un buon risultato e si è beccato tre Sì, virgole. perché prende le ultime 20 Sì, gare. nonostante il punteggio che non era Ma male. sei felice di questa situazione, di questa. Ma allora l'unica difficoltà sarà quella di far capire ai giocatori che alla fine della gara non sanno Che quale sarà parte il loro handicap prendi? il giorno dopo. Ecco, questa sarà l'unica difficoltà. È vero, Quando è vero. chiedevano quanto è il CBA, quanto sarà il darà campo, adesso non potranno più chiederlo, dovranno aspettare il giorno dopo, a meno che si mettano a fare tutti i conti loro. Ecco, che poi tu sei l'uomo dei conti. Allora, è curiosa la carriera professionale di Simone Lauretti, direttore della Pinatina. Perché? Perché tu di estrazione dovevi far quadrare i conti del circolo quando sei Assolutamente. arrivato. Ma poi la cosa bella è che quest'anno giochiamo con i numeri, allora, visto che tu sei l'uomo dei numeri. 25 anni alla Pinatina, 50 Eh sì, del del circolo. circolo. Cioè, ragazzi, quanti anniversari. Eh sì, diciamo che partiremo a metà anno, cercheremo di uscire da questo problema del Covid, inizieremo a festeggiare il nostro 50° anno di Costituzione e abbiamo diverse cose in programma. Adesso stiamo cercando di capire come muoverci proprio per toglierci di mezzo le problematiche legate a questa pandemia che, come in tutti i golf, ha creato problemi a non finire. Ecco, ricordiamolo anche perché molti, sai, magari se non seguono il golf, vabbè, il golf, sport da ricchi, cioè, No, no, allora, smitizziamo questo aspetto, ma soprattutto con assolutamente. un'agenda metropolitana, ma ricordiamo che in un golf ci lavorano tantissime persone, Assolutamente. Il gli nostro operai sul golf, campo, cioè, certo. dà da mangiare a tante famiglie, cioè, Eh sì. quindi spesso e volentieri quando si dichiara un po' il golf, ricordiamoci che in Italia c'è uno zoccolo duro di lavoratori nel mondo del golf, che vanno Assolutamente, rispettati. Simone, bisogna far quadrare i conti, ma basta solo far quadrare i conti per gestire bene un circolo? No, i conti giustamente vanno fatti quadrare, però se non si promuove, non si fanno nuove iniziative, non si cerca di sviluppare quelle che sono le peculiarità del circolo, non si va da nessuna parte. Insomma. Noi abbiamo un albergo di 11 camere che stiamo facendo lavorare veramente bene. E quindi affianchiamo quelli che sono gli introiti da parte delle quote associative anche i green fee degli stranieri che vengono a soggiornare. Quindi bisogna sviluppare anche in quel senso lì. Non bastano più le quote dei soci. Tra l'altro Bisogna. voi siete però in una zona un pochino favorevole, come gli altri circoli che sono vicini al lago di Garda. Voi avete la Svizzera dove c'è molta passione per il golf. Assolutamente, sia dal punto di vista del numero dei soci svizzeri, che non è trascurabile, sia dal punto di vista dei giocatori stranieri, dei giocatori anche giornalieri che vengono dalla Svizzera e giocano al nostro circolo. Quindi è importante. C'è da dire che d'altro canto siamo 7 circoli nella provincia di Como, molto vicini, e quindi non è facile distribuirci i soci, alle volte ci si fa un po' Qualche un dispettuccio. qualche dispettuccio, no, un po' di concorrenza, ecco, diciamo Allora, dopo ne così. parliamo un po', Dopo ne perché parliamo, va parliamo bene. del golf che fa si
sistema, oppure a volte non riesce a farlo. Allora ci fermiamo un secondo, siamo in compagnia di Simone Lauretti, direttore del Golf La Pinetina, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in studio. Beh, mi piacerebbe lanciare subito il Marco, se sei d'accordo. Il maestro. Sono sempre d'accordo con te. Allora, noi abbiamo il nostro appuntamento settimanale con Carlo Zappa di Italian Golf Academy. Guardate i consigli di oggi se magari il vostro driver è scappato un po' troppo a sinistra e vi ritrovate delle piante in una buca anche piuttosto complicata. Il suggerimento praticamente è come si può giocare un layup. Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Siamo alla buca 16, ho chiuso leggermente il mio primo colpo, sono in rafa a sinistra, mi trovo quindi con le piante davanti e sono a circa 170 metri dal green. Abbiamo diverse soluzioni, sicuramente il giocatore meno esperto può tranquillamente andare a giocare o un pitch o un ferro 9 per buttare la palla a 60-70 metri dal green. Siamo in leggera discesa, quindi c'è uno slope, lo slope è la differenza tra dove giochiamo e dove atterra la palla in favore, e quindi il mio pitch o il mio ferro 9 va a guadagnare in distanza. Quindi se normalmente il mio pitch fa 70 metri, avendo questo slope di circa 10 metri vado a farne 80, questo dobbiamo conteggiarlo, e quindi vado a posizionare la palla davanti al bunker. È un colpo proprio di posizionamento per poi avere un approccio facile. Passo appena appena sopra le piante sono abbastanza avanti, quindi col pitch posso farlo senza nessun problema. Impugno comunque il bastone leggermente più corto perché ho la palla appena appena più alta dei piedi, e quindi avendo la palla leggermente più alta potrebbe chiudersi leggermente. Faccio comunque le mie due o tre prove per cercare di sentirmi sciolto. Vado dietro perché tutti i colpi devono essere sempre giocati nello stesso modo e con la stessa attenzione e concentrazione, anche se è un colpo di appoggio, anche se teoricamente è un colpo più facile rispetto agli altri perché devo solo buttare la palla il più avanti possibile. Visualizzo il colpo, impugno il bastone e vado a giocare. Ho buttato la palla davanti ai bunker, sono a circa 60 metri dal green, è quello che volevamo ottenere. Vi aspetto alla prossima puntata. Bella buca tra l'altro quella 16, perché quella è un po' complicatina, quell'arrivo con tutti quei bunker, arrivo in discesa. Qual è la buca che preferisci alla Pinetina? Ma allora, la buca 14 è sempre stata, che una volta era la buca 13, perché abbiamo cambiato poi negli anni, fine anni 90, abbiamo cambiato le ultime 9 buche, le seconde 9 buche. 14 è quella più spettacolare, un par 3 in discesa dove si vede il green ed è molto piacevole. Ultimamente sto sempre di più apprezzando la buca 10 con lago, abbiamo rifatto tutte le sponde, abbiamo tolto le traversine, abbiamo fatto tutto in erba. Il lago è sulla sinistra, se non ricordo male, ecco, giusto? Abbiamo rifatto il bunker di arrivo della palla, del bunker del ferro. È molto bella, sta crescendo tutta l'albero. Anche perché il lago accompagna il green, arriva giusto filo a fine. In quel laghetto ci sono molte mie palline. Ecco, infatti le toglieremo quest'inverno. Allora abbiamo detto, golf che fa sistema. Diciamo che in tutta Italia c'è stato un pochino un ritrovarsi, un riavvicinarsi, riproporre magari temi comuni a seconda delle zone di pertinenza. Comprensorio del Lago di Garda, parlo dell'Emilia Romagna con iniziativa di Parma. Noi siamo partiti col Golf Lake Como in occasione dell'IGTM che abbiamo ospitato a Cernobbio, sul Lago di Como, e abbiamo lavorato talmente tanto, abbiamo fatto
invitato dei tour operator stranieri, abbiamo fatto tanto. Poi devo dire ci siamo un attimino persi nel quotidiano. Persi, abbiamo creato il sito, abbiamo creato un sistema di prenotazione comune, però poi ci si è un po' allontanati, sono cambiati dei direttori importanti in circoli magari che spingevano di più verso l'aggregazione, e quindi è rimasto tutto, ma diciamo poco operativo. Dovremmo operare tra di noi. Ecco, hai parlato di GTM, ricordiamolo ai nostri amici che magari non sono, sì, proprio giusto, golfisti. GTM è l'evento mondiale per quanto riguarda il turismo golfistico. La borsa del turismo il più golfista, importante. Arrivano tour operator da tutto il mondo proponendo tutte le località possibili e immaginabili. Certo. Credo che sia uno dei settori che tra l'altro è stato falcidiato dal Covid. Hai detto sette campi, e sono sette campi tutti uno più bello dell'altro. Assolutamente. Ma la Pinetina in cosa si differenzia dagli altri? Allora, noi siamo un parco, siamo un campo all'interno di un parco naturale, dove non, praticamente ci sono quasi zero case, non ci sono strade, non ci sono ferrovie, è proprio veramente la quiete all'interno del nostro campo la fa da padrone. Siamo come in una specie di foresta che circonda tutto il campo, e quindi si sente proprio, si vive la natura come fosse la padrona del campo. Ecco, questo è un po' quello che caratterizza la Pinetina. Che tra l'altro io sono affezionato a una manifestazione che voi avete, perché noi abbiamo sempre un occhio particolare per la solidarietà, e c'è in buca per Giacomo, dall'amico Peressinotto, che certo organizza questo grande evento, perché è bellissimo, proprio a favore della lotta contro la leucemia infantile. Speriamo di poterla fare senza problemi di Covid. L'anno scorso è saltato l'appuntamento, ma sono saltati tutti gli appuntamenti, certo, l'anno scorso. Uno degli aspetti importanti di questa manifestazione è anche il dopo golf, quindi la cena e tutto. E quest'anno sarà il primo luglio. Il primo luglio, sì. Bello, bene, preparatevelo, mettetevelo in agenda, primo luglio, mi raccomando, segnatevi questa gara alla Pinetina, proprio perché è un circolo fantastico, secondo un'ospitalità meravigliosa, e credo che l'evento, la motivazione esprima il massimo della soddisfazione per tutti, far del bene divertendosi. Marco, hai qualche curiosità o ci fermiamo un attimo poi torniamo? Le curiosità sono tantissime. Allora te la tengo un attimo in sospeso, andiamo un attimo in pubblicità, noi ci rivediamo tra poco, restate con noi. Grazie a voi, da 8 anni produciamo un programma settimanale TV che parla solo di golf. Grazie a voi, da 8 anni ci stiamo impegnando con grande passione nello sviluppare il nostro progetto attraverso diverse piattaforme. In Chiaro sul digitale terrestre per coprire gran parte del territorio nazionale. Sul canale YouTube dedicato a Golf Television. Sul nostro sito internet. E naturalmente in diretta streaming. Ogni mese oltre 25.000 visualizzazioni dei nostri filmati solo sul canale YouTube, per un totale di oltre 1.460 ore di visione. Ma non solo. Grazie ai 2.628 giocatori che nella passata stagione hanno partecipato alle nostre gare, il circuito Domina Golf Television in Tour è tra i più seguiti tra gli appassionati di golf. L'unico che fa rivedere le gare in TV. 25 tappe, 12 regioni coinvolte, 500 premi, 100 nere studio pin e la bellezza di 175 viaggi in palio con volo aereo soggiorno all'inclusive al Dominal Coral Bay di Sharm el Sheikh. Al nostro fianco, per condividere i diversi progetti, ci sono aziende importanti, ma anche diverse partnership. Quella con Golf Italia, il periodico diretto da Massimo De Luca. Insieme a Golfando, il blog di TGCOM24 scritto da Sauro Legramandi, per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo del golf. La stretta collaborazione con Italian Golf Academy per offrirvi tutte le settimane suggerimenti tecnici e lezioni di golf sempre free on demand. Grazie a voi e alla vostra grande partecipazione, da diversi anni organizziamo anche l'unico vero circuito di gare con un format a 12 buche dedicato a chi durante la settimana non ha molto tempo a disposizione per giocare.
Grazie a voi, nel 2021 saremo presenti con le gare dei nostri circuiti sui più bei percorsi italiani per farvi vivere una stagione a tutto golf. Da tutto questo nasce The Club, il punto d'incontro per chi ha la passione per il golf. Semplice, completamente gratuito, ma soprattutto riservato. Una newsletter periodica per conoscere in anteprima novità, aggiornamenti e nuove iniziative. Sconti speciali riservati sui prodotti delle nostre aziende partner. Green Fee a prezzi scontati in occasione dei nostri eventi. Possibilità di vincere la partecipazione alle nostre gare. The Club, il nuovo mondo di Golf Television dedicato a chi ama il golf. Golf Television, non solo TV, molto di più. Mamma mia, quanto tempo è passato, è volato, un anno di Covid purtroppo che ci ha messo un pochino tutti in grosse difficoltà. Io ricordo che proprio post-Covid, quando è ripartito il nostro circuito lo scorso anno, a proposito, quest'anno il 21 marzo è la prima data a Monticello del Domina Golf Television Tour, segnatevi anche questa come data che è importante, ma abbiamo ripreso i nostri servizi, adesso aspettiamo anche un po' le belle giornate per riprendere, che sembra che stiano riaffiorando. Abbiamo girato una buca per la buca della settimana, eravamo tornati a Franciacorta giocando la stessa buca che avevamo giocato qualche anno prima con Andrea Zani. Andiamo a rivedere questo par 3 che è un po' la signature hole di Franciacorta per tanti motivi, magari come il par 5 del muro, ma anche questo par 3 ha il suo perché. Per la buca della settimana ritorniamo a distanza di anni a Franciacorta, il Franciacorta Golf Club, The Wine Golf Course, ribattezzato nel frattempo. Con noi è Andrea Zani, grande professionista di golf, una famiglia che lavora nel mondo del golf. Tuo fratello sta curando questo campo come greenkeeper, molti premi in modo impeccabile, se sei d'accordo. Direi proprio di sì. Campo. Senti, oggi cosa giochiamo? Una buca particolare, una delle buche che caratterizza un po' Franciacorta. Una delle signature hole di Franciacorta, è la buca 2 del percorso Saten, è un par 3 di 120 metri dove tiriamo da una penisola su di un isolotto, quindi questo qui è il green con un bunker sulla destra e abbiamo tutta l'acqua attorno alla buca. Buca facile all'apparenza, ma questo è uno dei laghetti che ha raccolto il maggior numero di palle nel golf italiano, credo. Esatto, credo proprio di sì, a qualsiasi livello. Senti, ha disegnata Pete Dye questo percorso e questa è una buca che è una caratteristica che si rivede spesso in Pete Dye. Tra l'altro Franciacorta è considerato il suo secondo campo più bello in assoluto, o il terzo, forse al mondo, sbaglio? Sì, così ha detto. Questa è stata una delle... Allora andiamo a vedere come la giochiamo. Qualche anno fa l'avevamo fatta come lezione della settimana e tu l'avevi giocata per farci vedere come si gioca una palla in spin. In spin, esattamente. Andiamo a vedere se magari sto giocando alla buca me la rifai uguale. Va bene, ci proviamo. Allora, mantenendo sempre il giusto distanziamento in campo, mi raccomando, siate ligi alle regole, andiamo a giocarci questo par 3. Allora, dicevamo, 120 metri, ti declasso in prima categoria, non c'è particolare strategia perché deve essere solo messo vicino alla bandiera. Esatto, qui sì, c'è poca strategia. Non cambia di categoria in categoria, cambia solo il ferro. Esatto. Tu cosa giochi? Io gioco un 52 gradi. 52, vedete la differenza? Io un ferro 8 e siamo a posto. E siamo pronti. E andiamo a giocarci questa buca. Ok. Per prendere la direzione cercando un punto di riferimento sul terreno. Che bella che è. Un po' di giro appena giusta. Direi altezza. Filo corta. Un filo corto, però la terza bandiera. Giusto per tornare allo spin
di qualche anno fa. Allora invece io mi posiziono leggermente più a destra di te. Ok. Puntiamo l'olino qua. Guarda. Oddio. Però era sulla linea giusta. Direi proprio di sì. Sono contento allora. Vantaggio tuo. Andiamo a giocarci. Allora Andrea, questo green, spiegaci come lo affronti. Allora, questo green è molto in salita da questa parte e c'è una pendenza, conoscendolo so che c'è una pendenza da destra a sinistra, però la routine giusta per leggere un putt di questo genere è mettere la palla a terra, guardare la linea prima da questa parte, cerchiamo di capire quanto dislivello c'è e poi, facciamo una camminata. Io tendenzialmente come routine conto i passi dalla mia palla alla buca, mi dà un'idea della forza e vado a vedere la linea anche dalla parte opposta per essere sicuro. Cioè, già camminando in questa fase non interviene per vedere le pendenze, perché tu la conosci. Solito, la pendenza. Sì, però mi metto, prima guardo da un lato, poi dall'altro e poi mi fermo a metà sotto pendenza per capire. Quindi lateralmente quanto. In effetti si vede il giro di pendenza del green. Esattamente, stando attenti a non pestare la tua linea, vado a guardarla anche dalla parte opposta. Ok. E mi fermo a metà, in modo tale da capire bene quanta pendenza ho. Questa è una pendenza, la giusta routine prima di effettuare un putt. Poi sappiamo che tu sei un esperto di padre. Poi metto la linea che ho sulla pallina nella direzione in cui voglio che parta la palla, quindi sarà un 50 cm a destra rispetto alla buca. E sei pronto per imbucare? Sono questo birdie per imbucare, non farò tanto easy. Un paio di prove guardando la buca per capire ancora la ecco, la spiegami forza. Quel dito che tu. Allora, io ho questa routine perché mi aiuta a avere la sensazione di tenere il polso sinistro molto fermo. Quindi, facendo in questo modo, sono obbligato a muovere le spalle. Poi, quando vado a giocare, metto un grip reverse, ma normale, non con il dito strano. Direi un buon putt questo. Pena corta, ma va bene. Però la teniamo. Buono. La pendenza era quella che dicevi tu, in sì, effetti. Sì, un po' la forza, mi ha ingannato la forza. L'hai giocata qua. Beh, però in questo periodo i green, al momento della ripresa, sono perfetti, belli da vedere, ma sono anche un po' altini giustamente sì, per osservare. Perché l'erba in questo periodo dell'anno cresce molto. Diciamo che Franciacorta normalmente sono delle lastre di ghiaccio, perché esatto. Alberto Zanni, nonché tuo fratello, li tira da campionato, esatto. E sono spettacolo. Adesso sono a fare giustamente per osservare e far divertire. No? Allora, provo ad andare io allora. Allora, vediamo, per la stessa logica io me la gioco leggermente a sinistra. A sinistra, non troppo, sei d'accordo? Esattamente, stando attento a non passare troppo la buca, perché subito oltre la buca c'è una bella discesa. Ok, quindi dobbiamo arrivare coi giri giusti. Diventa, avendo visto già la tua, un calcolo di forza. Esattamente. Ok, allora leggermente a sinistra. Quindi qua si tratta di calibrare la forza. Scappata. Appena. Peccato. Però un buon putt. Ci hai provato. Devo giocarla io adesso. Tocca a te. Vai, senza paura. Ottima. Appoggiata per un buon par comunque. Vedete, buca rovesciata all'interno in questo caso, oppure si usa anche un dischetto, oppure il blade up per alzare la palla. Non bisogna toccare la bandiera, però con due dita senza toccarla. Esattamente, non andiamo sono a toccare. Sono riuscito a recuperarla. E qui adesso chiudiamo anche per te il par. Grande Andrea, guarda, ci mettiamo qua con le spalle questo splendido lago.
Ci sono, pensate, 3 laghi naturali qui a Franciacorta, sono spettacolari. Le stagioni ti fanno cambiare tutta la vegetazione. 2 buoni par, abbiamo giocato alla buca 11. Caratteristiche di Franciacorta di questo isolotto. Questo isolotto. Alla prossima. Alla prossima. Come si usa adesso? Sì, esatto. Per Golf Televisione è tutto. Beh, colori meravigliosi devo dire a Franciacorta, poi il periodo si prestava molto bene post-Covid, i campi erano bellissimi, sì, in tutta Italia. Sì, erano intonsi. Era una cosa meravigliosa, proprio degli autentici gioielli. Bellissimo. Allora, ritorniamo a parlare della Pinetina. Sì. Io so che Marco... Sì. Vuoi chiedere a tu? Io no, chiedere tu, chiedi. Io non ai so giovani, cosa... i giovani, so che tu sei sempre portato anche con i giovani. Come... Settore giovanile, anche perché lì c'è un grande maestro, il mio primo maestro. Giovanni, sì. Allora, ci sono 3 maestri, c'è Giovanni Magni, c'è Pietro Mongini, Michele Sabatino, che ormai è il nostro maestro storico. E ogni anno organizziamo Club dei Giovani, con 2 anni fa abbiamo raggiunto, diciamo, il massimo, avevamo 60 ragazzi. Tra i propri bambini di 6, 7, 8 anni che iniziavano, ai veri campioni che hanno oltretutto vinto delle medaglie sia nei campionati a squadre che nei campionati di categoria. Quindi tutti e 3 i maestri si dividono questi ragazzi in base un po' all'età e li seguono praticamente nella loro crescita golfistica. Allora, restate con noi perché tra poco parliamo con Simone Laureti di un binomio che piace a tutti in Italia enormemente, golf e calcio. Tra poco ne parliamo. Beh, devo dire che l'Italia è un mondo di calciofori, qua sono tutta la passione per il calcio. Io ho un socio, Marco Lanza, che poi ha i miei stessi colori, ma quelli sbagliati dall'Inter. No, scherzo, stiamo parlando della Pinetina, mamma mia. Ecco, attenzione. Allora, questa anche perché, è una mezza che... Però è vero, tu sei interessato. Ma anche perché se esiste la Pinetina, il golf che è la Pinetina, si deve all'ex presidente, certo, dell'Inter, Angelo Moratti, quello che ha fatto... Sì. Una grande squadra. Ah, sì. Simone Laureti, ma quanti campioni hai visto dentro la Pinetina dove si allena la squadra venire a giocare a golf? Allora, purtroppo troppo pochi. Vorremmo avere più rapporto. Uno famoso te lo ricordi, se ti faccio vedere questa immagine. Guardalo. Assolutamente. Ecco. Ronaldo ha passato il periodo della sua convalescenza giocando da noi praticamente quasi tutti i weekend. E chi gliel'ha fatta vedere questa passione? Questo non lo so, ecco. Io l'ho trovato già appassionato. Ma però ce ne sono stati tanti. Rummenigge giocava a golf? Rummenigge, stiamo parlando prima che arrivasse io, c'era Nicola Berti che giocava. Ultimamente ho visto un paio di volte Borja Valero. Purtroppo, come professor detto, Guarino, che è stato il nostro ospite, troppo famoso traumatologo. Vorremmo avere un rapporto più legato. Probabilmente per loro il ritrovo, il centro di allenamento è un po' un posto di lavoro che non vogliono guardare al di là per non, no, però qualche per campione, non pensare che non si allenino e vengano a giocare a golf. Qualche campione c'è stato. Io, tra l'altro, ho un piccolo aneddoto di Ronaldo, perché mi ricordo che avevamo questa gara, era un trofeo SAI Assicurazioni con Paolo Ligresti, grande appassionato di golf, al Golf Bergamo l'Albenza, ed era il lunedì di Pasquetta. A me piace giocare presto alle 8:10, una delle prime partenze. Quel giorno vedo che c'è un team prima di noi, con Ligresti, e poi con questo nome straniero. A un certo punto, alle 7:30, senti un rombo più finito, arriva questo macchinone, era Ronaldo. Dai. Che chiaramente non ha scritto Ronaldo gioca alle 7:40, 7:50, è arrivato all'ultimo momento.
ha giocato, si è subito creato chiaramente uno stuolo di seguito, finito, mi è rimasto impresso perché appena finita la gara è scappato perché aveva allenamento al pomeriggio alla Pinetina, ecco, e segnò una valanga di gol in allenamento. Questo vuol dire molti golfisti, cioè giocatori che giocano a gol, rilassa, e gli allenatori sono anche d'accordo perché pulisce, cioè, la testa spesso. Allora, Ronaldo ha cominciato a giocare a golf scherzando con me, perché un giorno stavamo a scherzare e ho detto: ma sì, ma tu che cavolo di sport fai? Ti ho giocato a golf. E che cos'è? Che cos'è? Vieni sulla Pinetina e è finita là. Niente più, non se ne è parlato. Poi ho scoperto che lui, finito l'allenamento, si metteva sul campo a fare degli allenamenti e poi veniva alla Pinetina. Sì, sì. Solo che chiedeva Marco Lanza come gioca. Era e allora quel giorno però che gli ho chiesto: dai, facciamo la gara, non mi ha mai sfidato, perché a Pinetina gli dicevano che giocavo meglio. Beh, comunque aveva un handicap alto, ma quando è venuto era agli inizi alla Vezza, c'aveva un legnetto 7, mi ricordo, che tirava 190 metri, cioè per uno che è iniziato da poco faceva paura. No, ma assolutamente. Cioè era una cosa, beh, io gli atleti sono predisposti. Anche la crescita golfistica del secondo portiere dell'Inter, che adesso poi è andato e giocava benissimo, giocava anche delle gare nel weekend ed era veramente bravo, cioè cresciuto in un attimo. Voi avete un presidente che è storico alla Pinetina, quanti anni è? E ormai è dal 2000, Roberto Tavecchio, sono 20 anni, quest'anno 21 anni che gestisce il circolo, e quindi il rapporto che ho con lui è ottimo. Che oltretutto e quindi è stato dirigente dell'Inter. È anche stato dirigente. Quindi, cioè, tutto torna, tutto torna, è un cerchio. Tutto torna alla Pinetina. Assolutamente, sì, sì, sì. Grandi eventi, ne fate tanti. Beh, facciamo, tranne l'anno scorso per via del Covid, ormai dovrebbe essere il settimo anno che facciamo una tappa dell'Alps Tour, facciamo numerose pro-am, abbiamo ospitato anche dei campionati nazionali, insomma. Sono i classici eventi che il nostro circolo si fregia di ospitare, ecco, perché fanno parte della natura sportiva e competitiva del circolo, che non è un circolo solo di soci, solo di turismo, ma anche di importanti gare golfistiche. Ecco, com'è omogeneo il parco dei vostri soci? Voglio dire, sono sì, famiglie? Allora, ultimamente stanno entrando tanti giovani. Giovani intendo quarantenni. Ecco. E quindi sì, non come noi, ecco. Sì, sì, noi siamo qualche grado di no. Io sono signore da due anni, quindi io sono super segno, ecco. Anch'io da un po'. Quindi dicevo, stanno entrando veramente di numerosi nuovi giocatori e spero che questo sia un ricambio generazionale che dia la possibilità al golf di sopravvivere e quindi di andare avanti. Guarda, Simone Lauretti, ti mettiamo in mano una bacchetta magica. In questo momento sei il presidente della federazione. Che cosa faresti? Ahimè, cosa faresti? Bisognerebbe creare delle strutture pubbliche, intendo a poco prezzo, dove far provare la gente. Spesso a entrare in un circolo di golf c'è una barriera che non si vede, la gente non è pronta per entrare in un circolo di golf, perché si sente a disagio, spesso viene guardata male, perché non è vestita nel modo giusto, perché tutti devono imparare da zero. E la gente, anche se però dopo si stanno aprendo altri campi invece che sono alla portata di tutti invece e voglio dire non hanno nessun problema di quote, non quote. Sì, però il problema è far capire ai giocatori, ai nuovi giocatori, che esiste il golf. Quindi bisogna mettergli in mano sto benedetto bastone. E le società, la federazione. Lo so, io non polemizzo. non volevo farti polemizzare. Più che la federazione dovrebbe essere diventare uno sport nazionale, cioè dovrebbe essere sentito anche a livello politico. Ci sono. Beh, Draghi gioca a golf. Ecco, abbiamo il presidente del consiglio, il presidente della regione che giocano a golf. Più di così dovremmo probabilmente manca qualcosa, manca
adesso vediamo con i nuovi ministeri che hanno fatto, magari io continuo ad avere la mia idea che sarà stolta, ma il golf bisognerebbe portarlo in una rete, cioè giusto l'approccio, nei giardini pubblici delle città. Sì, dove esistono i giardini pubblici, creare un piccolo angolo con un mini pallone, una rete, dove c'è passaggio, dove e c'è far gente giocare che i bambini, divertirsi a tirare queste palline contro questa rete che non fa, non fa nessun male, anzi stanno distanziati anche mentre giocano. Perché poi spesso i circoli sono nascosti in zone come il nostro, per arrivare da noi sono 5 km dal paese, ci vogliono delle strutture visibili. Quanti di appianesi magari non sanno neanche che esiste un golf di 18 buche, quindi purtroppo è quello, la lontananza dai luoghi di aggregazione. Allora, il golf è come tutti gli sport, i giochi, a seconda di come viene interpretato, no? Però in tutto ci vogliono sempre delle regole. E allora noi abbiamo la fortuna di avere Roberto Ballini, che è il presidente AIAC, dell'Associazione Italiana Arbitri di Golf, che ogni settimana ci spiega qualche regola, qualche curiosità in più. Golf Television da Roberto, ciao a tutti. Siamo arrivati in green, avete visto la nostra palla è un bel metro dall'asta della bandiera, quindi abbiamo fatto un bel colpo. Oggi vi voglio parlare di un oggetto molto importante che troviamo sul campo, che è l'asta della bandiera. L'asta della bandiera è quel oggetto, quell'attrezzo che viene messo nel golf per indicarci dove si trova la buca. Quindi è il sogno di tutti i giocatori poter arrivare sempre più vicino all'asta della bandiera. Ma vediamo cosa succede con le nuove regole che sono entrate in vigore nel 2019. Sapete che con queste nuove regole noi possiamo pattare una palla dal green con l'asta della bandiera lasciata in buca. E se questa asta della bandiera lasciata in buca venisse colpita dalla nostra palla dopo che abbiamo pattato, non c'è penalità. Se la palla va in buca è imbucata, se viene deviata dall'asta della bandiera andiamo a giocarla da dove è andata a finire. Ma attenzione che ci sono delle cose molto importanti che voglio dirvi. Prima di fare qualsiasi colpo dal putting green, io devo dichiarare e dire a tutti i giocatori che giocano con me che io intendo pattare con l'asta della bandiera lasciata in buca. Oggi è una giornata particolarmente ventosa o i giocatori che hanno terminato il green che era nel match che precedeva il mio hanno lasciato l'asta della bandiera messa in buca in questa posizione che come vedete non è perfettamente centrata nell'asta della bandiera. Se a me va bene lasciarla così, io posso lasciarla così, così come posso fare un'altra azione, posso prendere l'asta della bandiera e centrarla perfettamente in buca. Ma queste azioni le devo fare io e deciderle io prima di fare il colpo. Ma non posso in alcun modo, una volta che io trovo l'asta della bandiera centrata nella buca, spostarla in una posizione che mi possa migliorare il risultato del mio colpo. In questo caso ho deciso di lasciare l'asta della bandiera perfettamente centrata, toglierò il coperchietto al mio pad perché siamo in inverno e quindi devo tenerlo scaldato. Non ho marcato la palla, non l'ho alzata perché sono convinto di imbucare, gioco e come vedete ho imbucato. La palla ha colpito l'asta della bandiera e non ho nessuna penalità perché io l'ho dichiarato prima. Quindi ricordatevi, dichiarare sempre prima di fare il colpo che volete lasciare l'asta della bandiera in buca. Da Roberto da Golf Television, alla prossima, ciao! Ecco, ricordiamo anche che il servizio di Roberto Ballini è quando non esistono le ultime regole, quelle del Covid, che lì allora la bandiera deve
tassativamente non essere nemmeno sfiorata, come abbiamo visto in una delle precedenti puntate, altrimenti sono anche due colpi di penalità, per cui se tocchi la bandiera, in questo periodo che c'è il Covid non si può toccare la bandiera, bisogna essere, insomma, sono delle regole locali, hanno levato i lavapalle, sì. Quindi bisogna toccare meno cose possibili, ognuno si porta la propria il fai da te, diciamo, in campo. Allora, abbiamo parlato con Simone Lauretti della Pinetina sotto tanti aspetti. Ce n'è uno magari in particolare da evidenziare che vuoi? Abbiamo parlato di quella che secondo te è la buca migliore, la tua signature hole, della posizione alle porte chiaramente della Svizzera, di questo bacino di utenza importante anche per i golfisti non soci. Certo, il turismo. Ma la Pinetina sta facendo diversi investimenti negli ultimi anni, ha modificato dei tee di partenza, ha modificato dei green. Non ci fermiamo mai, non facciamo mai il passo più lungo della gamba, perché ultimamente bisogna investire i soldi che si ha a disposizione, però cerchiamo sempre di non fermarci mai. Abbiamo fatto delle pezzi di strade per il percorso dei car, perché anche parte della nostra compagine sociale l'età avanza, quindi ma è un campo faticoso la Pinetina, non è piano. È un campo, soprattutto le prime nove che sono state realizzate seguendo la morfologia del terreno, abbastanza ripido, quindi la buca 2, uno arriva alla 2 a piedi, incomincia già. Sì, perché la 1 sale completamente. La 1 scende, la 2 sale. Poi c'è la 7 e la 9 che dà la mazzata finale. Quindi la 2 è un par 3. La 2 è un par 3 in salita. Ecco, sì. Me lo vedo. Quindi già uno, dopo le prime 9 buche, gli viene voglia già di tornare a casa se gli manca il fiato. Ma questo che cosa vuol dire, mentre vediamo sempre queste immagini splendide del tuo campo? Che quelli che dico ma è uno sport da pensionati, sono 6 chilometri solo di percorso, puro campo, più gli trasferimenti 8. Assolutamente non è uno sport da gente che sta in poltrona, anzi è bello faticosetto, però fa bene, Fa bene, perché fa muovere le articolazioni, fa pompare il cuore, insomma, a livello cardiorespiratorio è perfetto. Addirittura in America, se dimostri di aver giocato un certo numero di giri di golf, ti scontano, ti fanno uno sconto sull'assicurazione, perché in America l'assicurazione, quella sulla malattia, si paga, no? Quindi ti applicano delle percentuali di sconto proprio perché è riconosciuto che il golf fa bene. Quindi più di così bisogna iniziare a giocare a golf. E allora che prospettive ci sono per un circolo come questo? I golfisti di domani che circolo troveranno? Il circolo che troveranno sarà un circolo che dovrà avere più servizi e soprattutto dovrà attingere da fonti esterne, da turisti, da giocatori magari anche non soci, e bisognerà purtroppo abituarsi che non sarà più un circolo solo di soci, con magari determinate esigenze, determinate pretese, e bisognerà far spazio anche agli altri, quindi ci sarà una situazione più variegata all'interno di un circolo di golf. E bisognerà, ahimè, non sono più i circoli di una volta, solo di soci, dove ci si conosceva tutti, e invece bisognerà aprire le porte anche ai nuovi soci. E poi bisogna convincere Conte nel breve a far venire qualche giocatore che fa da richiamo, ad allenarsi oltre che a calcio a gol, e che poi fa da richiamo, sicuramente farebbe molto bene ai giocatori dell'Inter giocare a gol. Se dovessi andare all'estero oggi a giocare, dove vorresti andare? Per una bellezza di un campo che ti è rimasto qui, o che vorresti rigiocare un'altra volta? Ma sicuramente mi piacerebbe visitare St. Andrews. St. Andrews non ci sono mai stato, è la patria del golf, dove il golf è nato. Insomma, sicuramente vorrei provare a respirare quell'aria, vedere anche com'è la gestione del campo e tutto. Allora, Presidente Tavecchio, facciamo questo appello per i 50 anni della Pinetina, dopo aver fatto tutti i festeggiamenti possibili e immaginabili lì, create una bella gita, sì, del circolo a St. Andrews,
perché un sarebbe una cosa, anzi, fate una gara sui due giorni, per il cinquantesimo lì, ma abbinata a quella di St Andrews, andando potrebbe essere andando, un fattore aggregante. Hai visto che idea di andare, che così tu devi andare a far da arbitro per i soci, quindi devi andarci a tutti i costi, insomma. Assolutamente sei presente là. Bene, abbiamo anche scherzato oggi, ma è bello parlare di golf, lo facciamo ogni settimana con Golf Television, entriamo nelle vostre case, continuate a seguirci. Noi intanto ringraziamo oggi Simone Lauretti per averci dato modo di conoscere al meglio la Pinetina, questo circolo di golf in provincia di Como, a due passi dalla Svizzera, dove si respira la vera aria naturale di un posto meraviglioso, e vabbè, con una squadra di calcio riattaccata che però è in testa la classifica. Che però è in testa la classifica. Che è in testa la classifica. Guarda, Marco Lanza, che ci ha lavorato da inviato per tanti anni, quando ha fatto calcio era sempre lì, guarda come è contento. Complimenti, bravi. Sono contento anche perché finalmente è venuto il direttore di questo circolo storico. È vero, è vero. Bene, noi vi ringraziamo, l'appuntamento è tra 7 giorni, come di consueto. Buon golf a tutti e soprattutto buona settimana. Grazie. Seguiteci.